Prima di andare avanti con la narrazione, il racconto, che mi spingono ad fare l'invito a Prerabat a venire a parlare a Ravenna nel 2029, ma anche prima o dopo, dipende, o anche mai, perché ci sono delle cose che generalmente stridono con l'idea del divino, della pace, delle cose, diciamo, buone, luminose. E mi riferisco ai c'è, i falli artistici, che forse qualcuno sa, non, che ha seguito nel passato le vicissitudini, sono un oggetto di contraddizione di giuridica, insomma dei processi a mezzo per questi falli, perché c'è stato un fraintendimento di fondo. Per cui questi falli sono nati per un motivo artistico, non per un mio prurito personale, perché so che non ci crederete, ma mi è capitato di fare lo gnorri, di far finta di non capire su delle avance che delle ragazze giovani mi hanno fatto anche in maniera abbastanza notevole, al punto da infilarsi nel mio letto sperando che io le seguissi, e io invece le ho lasciate lì. Se fossi un assatanato di sesso, chi è quel sessantenne che non si infila in un letto con una 25enne carina e anche persona valida? Io non ci sono andato perché la cosa avrebbe compromesso il nostro rapporto di lavoro, che si è compromesso lo stesso, perché io comunque gli ho detto di no e si è compromesso lo stesso. Però questo per dire che io non sono fissato col sesso, utilizzo questi simboli scenografici per dei film che devo fare, che vorrei fare nel raccontare la storia della Davida, perché la Davida è nata come scultura scenografica per i film. E la Davida è una scultura che parte dal tempo di 2024 anni fa, due o tre ore dopo la crocifissione di Gesù, con i portuali di classe, che poi sembrano i portuali di Ravenna. La Davida viene portata da Gerusalemme, diciamo, fino a classe, fino a Ravenna. Per cui questo video qui è solo per chiarire alcune cose. I vari argomenti che poi avrei intenzione di affrontare nei prossimi video è come è nata la ghianda, parlare dei portuali di Ravenna, perché devo parlare dei portuali di Ravenna, degli step che io previdi fin dal 92, no, per realizzare questa cosa qui, che poi per vicissitudini si sono prolungate nel tempo, e ci sta, no? Ci sta che tu hai un obiettivo, ti fai un piano, poi ti muovi, ma strada facendo succedono degli imprevisti. Anzi, oserei dire che io tutte le volte che sono partito con un'idea di realizzare un obiettivo, l'obiettivo, non sempre, quasi sempre, perché mi è venuto in mente che invece una volta ce l'ho fatta, ma senza la mia intelligenza, ce l'ho fatta perché la grazia che esiste, perché la pace non ti fa stare solo bene, che sarebbe già abbastanza, è gratis, perché lui la conoscenza la rivela gratuitamente. Una volta qualcuno gli aveva detto, dai, falla pagare, perché anche lui, in questa organizzazione mondiale, la gente ha sempre il braccino corto, ce l'ha, capito? Specialmente quando non hai capito un cazzo, ha sempre problemi di soldi. Qualcuno gli disse, ma fatela pagare, ti darebbero volutamente chiunque 50 euro per le tecniche. E lui disse, no, la conoscenza è sempre stata un dono e sarà sempre un dono. Perché se io la facessi pagare non ci sarebbero abbastanza soldi per poterla pagare. È come l'amore di una persona. Non ci sono soldi
che tu puoi dare a una persona per avere il suo amore, puoi avere la sua attenzione, le sue prestazioni, ma non puoi avere il suo amore dandogli dei soldi. Quell'amore è spontaneo, è un dono. Quando c'è, abbracciarlo, averne cura, far sì di non perderlo in piccole trappole evitabili, è il minimo sindacale da fare. Per cui, insomma, io parlerò di vari argomenti e adesso ho fatto semplicemente un elenco. Dal prossimo video comincerò a raccontare bene il discorso dei falli, quanto è importante il simbolo. Parlerò dell'amore alle spalle in un altro video, parlerò dell'anima, parlerò di come mai lui ha le mostrine da capitano, da comandante, da aviazione, cosa che lui è. Lui, una piccola parentesi, nell'aviazione mondiale lui è il numero uno. Chi si muove nel mondo dell'aeronautica conosce Mr. Prerawat e come pilota, come esperto di volo, tanto di cappello, nessuno al mondo ha le ore di volo che ha lui. Ma sarà bello raccontarvi come è arrivata questa cosa qui. E ci è arrivata per amore verso di noi, perché lui ha preso la patente da capitano in maniera privatistica e disse, quando ho visto la montagna di libri che dovevo studiare, ho detto no, lasciamo stare. Ma racconterò bene la storia, perché la merita, bene per come la so io ovviamente. E poi racconterò tante altre cose, la casa nel quale io ho avuto la possibilità di vederlo la prima volta, eccetera. Un'altra cosa che vorrei fare, a me nel passato mi piaceva molto chiedere alle persone che io conoscevo, che avevano ricevuto la conoscenza magari di altre città, eccetera, come erano arrivati a sapere di lui, eccetera. E le storie che mi raccontavano le ho trovate tutte quante molto belle, molto affascinanti. Io racconterò la mia, perché l'ho vissuta. Ma mi piacerebbe che, ad esempio, Piero Scutari, che è il numero uno in Italia di quelli che seguono e aiutano Prerawat nella sua divulgazione del messaggio, è partito da Ravenna, Piero Scutari, lo so, è partito da Ravenna. Io so qualche cosa che però non voglio raccontare, mi piacerebbe che la raccontasse lui. O Giorgio Manzaris, un greco che è venuto, che mi ha raccontato la sua storia, mi piacerebbe che me la scrivesse, perché non vorrei aggiungere qualcosa di mio. Me l'ha raccontata, è meravigliosa. Per cui mi piacerebbe sapere da tutte le persone che hanno conosciuto Prerawat e praticano la conoscenza e ne sentono un beneficio, di raccontarmi come è iniziato il tutto, come gli è arrivato all'orecchio questa cosa qui. Bene, io per adesso la pianto qui. È il secondo video che ho fatto, oggi è sempre il giorno del mio compleanno, ma questo lo posterò domani, la maglia è sempre la stessa. Chiudo il video e ci vediamo con il prossimo argomento, che come ho detto iniziamo dai falli, perché bisogna fare chiarezza, perché i falli, il simbolo fallico c'entra da morire con il nostro interno e con la pace, ma appunto ne parlerò. Vi saluto e vi bacio in goppo a cuore, come dicono a Napoli.